Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi guarderemo il documentario che ci avete consigliato, Who is BTS? Del 94. Sì, avevo sentito che fanno di solito i discorsi. Sono in ma anche perché è l'unico che parla inglese. Sì, è l'unico che parla bene. Vabbè, ma che piccolo! Tra l'altro è super carismatico RM. Dei fan idol per non rientrare negli standard di bellezza coreani. No, aspetta, mi sono messa. Lui è diverso dalle altre. Ha proprio una fisionomia e un viso e una bellezza che è parecchio diversa da quello degli altri. Ma cosa è l'unico che all'inizio riconoscevamo, infatti, è l'unico che riconoscevamo dagli altri. Sì, vero, RM è stato tra i primi, cioè che lo vedevi per subito. Per me è stato il primo. Sì, anche per ma me. Cos'è che c'era scritto? Che non rientra negli standard di bellezza dei cave idol, degli idol. Ah, non ha una faccia da idol. Ma come mai brutto? Perché secondo me comunque ha mantenuto la sua identità hip hop anche pur essendo parte sì. di un gruppo K-pop e essendo un idol. Però lo capisco, anche a volte noi in Italia, quando ci sono, mi viene l'esempio, non lo so, di J-Ax, no? Per fare un esempio. È vero. Che tantissime persone l'hanno rinnegato perché lui comunque era, veniva da una certa scena e poi si è venduto alla musica più commerciale. Per cui immagino che sia un qualcosa di simile. Sì. Cazzo, ho collaborato? So we have an interpreter just in case I need one, but you actually, RM, you speak English, right? Yes. So pretty well. You taught yourself English? Yes, I taught myself. Actually, my English teacher was the sitcom, Friends. Infatti non so, oltre a lui, chi è che parla abbastanza bene inglese tra gli altri BTS? Non credo che... Credo sia l'unica. Io ho guardato un po' di loro interviste, vabbè, lui, forse un po' J-Hope, mi pare. Non so, però mi pare sia l'unico che parla bene bene. Sì, con 7 persone da registrarsi, sì. Probabilmente anche un carattere più da leader, più adatto. Però si vede che è molto carismatico lui, cioè proprio una guida. I've heard that, you know, there was like so it was so hot in Vegas, it was like 35 Celsius, but you know, I've heard that, you know, you guys were waiting for the magenta carpet like from the morning. I mean, like from the dawn, like 5 a.m. I cannot imagine. Parla davvero bene inglese. Sì, benissimo. Thank you so much, like, for everything, for the BBMAs, you know, like,
Hot 100, like iTunes, US, you know, UK chart. Sì, è vero. Thank you. Sì. Ah, anche lui si chiama Killing di Cognome. Ah, questo. Sì, questo è quello che avevamo sentito nell'altro documentario. È una storia assurda. E lui ha la faccia bene, che rientra perfettamente nel Kiss of Fire. Al contrario di Alain. Ah, è questo non dice entrare, non lo dico. Cazzo della portiera. Perché forse è quello portiera? Che l'ha aperta, è uscito per primo, boh, è scomparso, boh, cioè non capisco. Prima ancora come il ragazzo della portiera, ma allora. Il terzo ragazzo della sinistra. Ah, perché forse non lo conoscevano ancora e quindi per identificarlo era il primo che è uscito, quindi il ragazzo della portiera, sì, il terzo ragazzo della sinistra. Ho visto che nelle interviste lo dice spesso. Ma infatti vi ricordate che in un video io l'avevo detto, ho detto madonna questo ragazzo sì, è... E poi tutti nei commenti mi avete scritto che infatti nel mondo lui è considerato worldwide handsome. Sì, è vero. Oddio. No. Ah. Che ridere. No, ricordiamo! Che bello andrò a vedere! Sì, assolutamente! Sì, e dopo proviamo a fare le ricette. Oddio! Squali! Dead jokes! Però è simpatico! Vorrei sapere cosa pensi. Sì, infatti! Ah, anche questo avevo letto, che lui, appunto, non avendo avuto un'educazione basata sul canto, ma più sulla recitazione, ho letto che è stato un po' criticato a volte, forse, perché considerato quello che cantava peggio, tra virgolette. Adesso non è vero, però... invece, secondo me, cioè, a me piace tantissimo la sua voce. Questo è interessante come cosa. Secondo voi una persona... Allora, sicuramente secondo me ci sono persone che nascono con il talento del canto, ma secondo voi è un qualcosa che si può imparare? Dicono di sì. Praticamente, io da quel che so, uno nasce magari già abbastanza intonato, uno stonato, però quella è una cosa che puoi migliorare. Di nato c'hai le tonalità, da quel che ho capito. Cioè, te hai un range vocale che raggiungi, esatto, raggiungi una certa quantità di note. Più ne raggiungi, ovviamente, migliore sei come cantante. Mm-hmm. Uno che ha un range vocale ristretto fa più fatica a cantare canzoni perché devono avere sempre più o meno le stesse note. Uno che ce l'ha ampio va dal basso all'alto e riesce a aggiustarsi meglio. Ok. Yeah, happiness in my night, 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 night.
Anche lui come RM. Queste sono immagini di prima che facessero parlare. Cioè, loro credo di sì. Fanno, continuano a fare anche canzoni da solisti o lavorano sempre solo in gruppo? Non saprei. Non so, fatecelo sapere. Brutale. Se come me. Lo svegli dal suo prezioso riposo. Mi piace Suga. Solo dalle foto in realtà, che è proprio una persona solare. Infatti, almeno a me ha dato questa impressione. Dicevi sempre che lo riconoscevi da sempre. È vero. Che bello che è. Un pagliaccio praticamente.
bello suo look. Manhattan, wants to shout in Manhattan like this. That's so you get kicked out of the shop if you do that. Oh my god, that's how I shop. That's crazy. Che scemo. Mi sta stasera. Credo sia il mio preferito. Ma sta suonando quel naso? Sì. No. Vabbè, lo tagliamo. Tra l'altro, ma si ripartono tantissimo. Sì, anche secondo me. Adesso vedi che parla in Get the night of the shit, you're okay. Let my mind and tell me now, I'm okay.